Ciao a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo ritornati qui con un nuovo video e spero che questo sia il primo che dia inizio ad una nuova serie. Come potete leggere dal titolo, oggi andremo a parlare di Two Sides, l'album di Lost in Sundays. Credo che non tutti conoscerete l'album e in generale l'artista, infatti questo è uno spazio pensato proprio per artisti emergenti. Penso che tra chi guarda i miei video c'è anche qualche ragazzo che magari ha le prime armi con la musica e ho pensato, perché non dedicare uno spazio anche a loro? Quindi essenzialmente in questa serie parlerò di un vostro singolo, album, EP, progetto, mixtape, qualsiasi cosa, andando a parlare del progetto in sé, a chi è rivolto, di cosa parla, eccetera eccetera, aggiungendo sempre le mie considerazioni personali. Ora però ho da fare due premesse. La prima è che video di questo genere non saranno frequentissimi, perché non voglio fossilizzare il canale solo su questo aspetto. Detto con molta onestà, saranno più che altro video che usciranno in periodi in cui magari ho poche idee, non escono tanti album e non so che video caricare. La seconda premessa è che non saranno gratis, nel senso, io comunque vado ad ascoltare un vostro progetto, qualsiasi essa cosa sia. Poi non è che lo ascolto, ok, faccio il video. Ho bisogno di riascoltarlo più volte per cogliere quante più sfumature possibili e poi devo registrare il video con il mio commento e tutto. Quindi vi assicuro che del lavoro c'è dietro. Dato che appunto questi video non saranno frequentissimi e di conseguenza non potrò farli a tutti, ho pensato lo faccio a pagamento, in modo tale che chi è davvero interessato ad avere un feedback mio sul suo progetto, ma anche interessato ad un modo per avere più visibilità, insomma, mi scrivete in DM su Instagram. Il mio profilo lo trovate ovunque, sia in descrizione che nel corso del video, che sulla pagina del canale YouTube, oppure su Facebook, insomma dove volete, mi scrivete e ci concordiamo sul prezzo, che non dirò nel video. Ovviamente so che il mio canale non ha una portata così immensa, quindi non vi chiederò mai 50 euro o robe del genere. Poi ovviamente inutile dire che io non costringo nessuno. Se voi siete interessati, mi scrivete e ci organizziamo. Altrimenti, come non detto. Ora, scusate per questo paio di minuti che vi ho rubato, ma mi interessava spiegare per bene come si svolgerà la cosa. Possiamo andare a parlare dell'album del giorno, che come dicevo a inizio video si chiama Two Sides ed è di Lost in Sundays. Chi è Lost in Sundays? È un ragazzo di 22 anni della Sardegna. Il 28 agosto ha pubblicato questo lavoro, che poi è il suo primo lavoro ufficiale, o almeno il primo fatto per bene, caricato sui servizi di streaming e quant'altro. Album composto da 10 tracce, all'interno troviamo un sacco di feat, tutti fatti da artisti che per lo più sono attivi su SoundCloud. L'album è interamente prodotto da Frontman, che non è altro che il nome da produttore di Lost in Sundays. Quindi cosa vuol dire in poche parole? Che l'album è stato scritto, cantato, prodotto e mixato dalla stessa persona. E questa è una cosa che secondo me va sottolineata, perché non tutti hanno una visione così a 360 gradi della musica. Per quello che ho percepito io durante l'ascolto di questo progetto, ogni traccia ha la sua storia e il suo perché. Prendiamo per esempio 21, che è anche una di quelle che mi è piaciuta di più. In questa canzone Lost in Sundays si racconta tutto ciò che gli è capitato in questi anni e quindi fa un vero e proprio storytelling. Invece in No New Hero in the Town critica il modo di fare musica ad oggi, le canzoni fatte solo ed esclusivamente per andare in tendenza sui video TikTok, il fatto che la maggior parte della musica che esce oggi è inconsistente, un qualcosa che magari ti ascolti subito anche 6-7 volte, ma che poi non ti ascolti più perché la canzone in sé non ti ha lasciato nulla, specialmente i testi. E tutto ciò viene rappato su un beat che ricorda quelli un po' old school, con tanto di scratch. Le altre tracce che ho apprezzato di più invece sono Mai Sarò Perfetto e Prima Possibile, che è proprio la canzone che chiude l'album, quasi una posse track. A proposito di featuring, vi dico quelli che personalmente mi hanno entusiasmato di più. Parlo di Italo Svelto, a cui ho fatto la reaction a Theremin, quindi se ve la siete persi vi lascio il link in descrizione. Ho già parlato di lui, è un altro artista emergente che apprezzo davvero tanto. Poi troviamo Palas Ferretti e Erchiera. Questi tre nomi sono quelli che mi hanno impressionato di più. Poi ripeto, ci sono tanti altri artisti dentro, onestamente non li conoscevo tutti e alcuni ho fatto anche fatica a distinguerli, però questi sono quelli che mi hanno colpito di più. Un tema presente bene o male in tutto il disco è proprio l'amicizia. Infatti in diverse parti dell'album Lost in Sundays ringrazia il fato, o comunque la vita, di averli fatto incontrare i suoi amici. Ora, se devo esprimere un parere mio personale, vi dico che questo progetto è ben diverso dalla roba che ascolto solitamente. Infatti non mi è piaciuto tutto nel complesso. La cosa che ho apprezzato di più sono le produzioni. Infatti parlando proprio con il ragazzo è uscito fuori che lui produce da 6 anni, anche lui è consapevole del fatto che al momento sia la cosa che gli riesce meglio. Si differenziano anche dalla maggior parte della roba che viene prodotta in Italia ad oggi. Ma tuttavia nel disco ci sono anche diverse parti cantate, soprattutto alcune
alcuni ritornelli. Quindi è impossibile negare il fatto che Lost in Sunday sia anche intonato. Infatti non vi nascondo che un paio di ritornelli mi sono piaciuti veramente tanto. Poi, per carità, parliamo sempre di un emergente che ha fatto il suo primo album sui servizi di streaming, ma che ha fatto completamente tutto da indipendente. Quindi è ovvio che, essendo alle prime armi, è un po' inesperto e deve ancora capire su quale wave puntare. Poi queste ovviamente sono le mie considerazioni personali. Io consiglio di ascoltare questo album specialmente a chi è un po' stufo della solita roba che c'è in Italia, a chi piace ascoltare qualcosa di diverso e magari anche a chi è un po' nostalgico di come si faceva musica prima. Per me, al di là dei gusti personali e quant'altro, oggettivamente lo reputo un buon punto di partenza. Già avere dalla parte propria 6 anni di produzioni, quindi un sacco di tempo per sperimentare più sound e quant'altro, nell'album si sente anche, è un buonissimo punto di partenza. Quello che secondo me dovrebbe fare Lost in Sundays ora è concentrarsi un po' di più sulla scrittura e proprio sull'assumere uno stile personale, anche se a differenza di tanti altri emergenti che ci sono al giorno d'oggi, non l'ho trovato affatto generico nel suo modo di rappare che di cantare o produrre, soprattutto produrre. Questo è quello di cui parla l'album e ciò che ne penso io. Spero di aver colto quante più sfumature possibili di questo progetto. Voi cosa ne pensate? L'avete già ascoltato? Lo farete? Conoscevate già Lost in Sundays? Cosa apprezzate di più, il lato produttore o il lato cantante? Fatemi sapere tutto questo qui sotto con un commento. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto o l'aveste trovato utile, vi invito anche a lasciare un mi piace. Se non siete iscritti al canale, sapete già cosa fare. Se lo siete, attivate la campanellina. Nei commenti scrivetemi anche cosa ne pensate di questa serie. Se c'è qualche ragazzo tra di voi che fa musica e sta guardando il video ed è interessato, io appena posso rispondo e ci mettiamo d'accordo su tutto, vi chiarisco eventuali dubbi o altro che potete avere. E mi raccomando, passate dalla descrizione sia per vedere la reaction Italo Svelto se siete interessati, sia per vedere proprio tutti i miei social. In più, sotto ogni video lascio sempre tutte le playlist che ho fatto fino ad ora su Spotify. Ci sono quella su Chief Keef, sulla Drill di New York, su Travis Scott e sulla Shoreline Mafia. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slap!